dove mangiare a New York, come sarà il futuro della ristorazione. Bentornati nel canale di Chiara Lady Boss. Per contenuti su New York, Stati Uniti d'America, donne imprenditrici e video motivazionali, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivate la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. Oggi vi voglio parlare di dove mangiare a New York, un po' del futuro della ristorazione, però un futuro imminente, un futuro estivo di quest'estate 2020. Farvi vedere come è cambiata la situazione dalla riapertura dei locali, dei bar e dei ristoranti durante la fase 2. In questo vlog quindi intervisterò i proprietari di qualche ristorante e bar per ascoltare la loro storia e cercheremo di capire com'è cambiata appunto la ristorazione per loro. Per farvi un piccolo riassunto, siamo entrati in fase 1 all'inizio di giugno. Nella fase 2, 22 giugno, molti ristoranti, migliaia di ristoranti, sono riusciti ad ottenere dei permessi per offrire l'outdoor dining, quindi un servizio di tavole e sedie fuori dal locale, e nella fase 3, che inizierà tra qualche giorno, i ristoranti avrebbero dovuto riaprire la parte dentro, quindi l'indoor dining. Non sarà possibile perché il numero dei casi di coronavirus purtroppo non è ancora sceso. Se vi interessa approfondire l'argomento ed avere più informazioni riguardo alle quattro fasi di New York, ma anche alla situazione viaggi, restrizioni e visti per gli Stati Uniti, come sta cambiando in questo momento, quindi durante l'estate 2020, trovate nel blog due articoli che vi lascio anche qua sotto nell'info box. Sapete che a me piace condividere storie, intervistare persone, quindi in questo vlog vi farò vedere. Qui li trovo sempre io i matti quando faccio i vlog. Washington Square Park, se vi ricordate, c'era un altro matto in un vlog che avevo fatto quando era Central Park, vlog in cui vi parlavo di cose da non fare a New York, che vi lascio qua sopra. Per tanti altri posti dove mangiare a New York vi lascio la playlist qua sopra con tutti i consigli. You wanna take a picture of me? So I'll take a video of you. Thank you. Yeah. Have a good day. Bella giornata. Guarda come si salutano le persone col gomito. Ma no, 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 no. Gomito per me non esiste. E voglio portarvi un po' in giro tra Queens, Brooklyn e Manhattan. Let's go. Sono più di 4.000 i ristoranti che hanno completato la self-certification per offrire la possibilità di outdoor dining, quindi di mangiare fuori dal ristorante. Ho delle sensazioni molto positive riguardo a questa nuova prospettiva di come si sta evolvendo la ristorazione a New York. Innanzitutto mi sembra tutto molto più intimo e addirittura quando cala il sole sembra quasi di essere ad Amsterdam. Alcuni ristoranti stanno offrendo tavolini e sedie sul marciapiede davanti al loro locale, altri addirittura sulla strada al posto dei parcheggi, grazie a questa licenza che sono riusciti ad ottenere dal comune di New York. Altri posti ancora hanno posizionato i loro tavolini e le sedie tra marciapiede e corsia delle bici. Allora, direi che Coppola possiamo intervistarli. Loro sono siciliani. Entriamo. Eccoli! Sono qua dentro e si stanno baciando e preparando per... Hello! Hello! Ciao! Ciao! Aspetta che faccio vedere. Il locale è vuoto praticamente. Sì, purtroppo. Quella è la mia bici. Allora, è il primo video con tutti, con la... Terribile! Dalla Sicilia a New York. Io volevo capire un po' com'è cambiato il mondo della ristorazione. Ho spostato i tavolini che avevamo all'interno sul marciapiede. Sì. Perché possiamo utilizzare momentaneamente la parte esterna proprio frontale al coffee shop e clienti, comunque la gente che passa, vede che siamo aperti, si sofferma. E devo dire che piace questo nuovo stile, perché è un po' stile anche italiano da noi, tutti i locali. Sì. Quindi, i tavolini all'esterno, e la gente piace parecchio. Questa è stata l'unica concessione gratuita, esatto, che ha fatto lo Stato di New York. Tra l'altro momentanea. Fino a settembre, perché da settembre si dovrà rifare la domanda e quindi a pagamento. Fra architetto, perché ci vuole sempre un progetto, un'applicazione che viene fatta, e i costi per l'applicazione, siamo all'incirca sui $4.000 l'anno. Tra l'altro purtroppo noi siamo un po' penalizzati perché non possiamo utilizzare la strada come parecchi locali qui, perché questo spazio è riservato ai camion che devono scaricare. Abbiamo creato anche un po' di musica esterna per ambientare i clienti. Però piace alle persone. Piace tanto, sì, questo nuovo stile piace tanto. E infatti, quanti posti siete riusciti a ricavare? Noi abbiamo fuori... Beh, fra distanze sociali, distanziamento sociale, adesso siamo fuori con circa 11 posti a sedere. È un'altra tipologia proprio di business, io non lo chiamerei oggi neanche business,
rispetto a quello che facevamo prima. Certo. Però siamo qui, la situazione ci adattiamoci, dobbiamo adattare, al momento non ci sono altre soluzioni. Prima mi accennavi che nel quartiere se ne sono andate circa 24.000 persone. Circa 20-24.000 sì. persone hanno lasciato il Greenwich. Traslocato. Sì, andate proprio via. Il Greenwich è stato di fatto abbandonato. Noi siamo accorti che in questo mese, perché abbiamo riaperto da circa un mesetto, giornalmente abbiamo visto camion dei traslochi all'opera e persone che se ne andavano, quindi giornalmente uno o due camion li abbiamo visti dai nostri occhi, ma i dati comunque sono questi, cioè oltre 20.000 persone nel Greenwich se ne sono andate. Poi noi ci siamo in realtà conosciuti lo scorso anno durante la parata LGBT che l'anno scorso vi ha fatto il boom, invece quest'anno una giornata straordinaria l'anno scorso, sia dal punto di vista proprio come prima la mia esperienza, ma dal punto di vista business è stata eccezionale. Quest'anno è stato un totale disastro. E un'altra cosa che dicevamo è che in generale, soprattutto i supermercati hanno applicato dei prezzi maggiori rispetto a quelli di pre-pandemia. Si parla di un aumento dei supermercati in zona di almeno il 30%, sì. Mentre alcune specifiche attrezzature che noi utilizziamo, dai guanti alle cuffie per capelli o alle stesse cap da asporto, sono aumentate sempre dal 50% fino addirittura aumenti del 500%, sì. Come nel caso dei guanti, che da $3 a confezione sono passati a $11. Cioè, incredibile, pensavo fosse un errore, invece lo so, perché anche io vado al 99 cents per prendere magari sanitizer, in realtà è $3-4. Immagina, i nostri costi sono aumentati e che ovviamente dobbiamo... Però un applauso, perché voi non avete a vostra volta aumentato i prezzi. Perché non è corretto in questo momento farlo, abbiamo lasciato tutto come era prima della pandemia. Però non tutti agiscono di etica. Lo so, purtroppo. Quindi, però, la prima settimana di apertura, per ringraziare il nostro neighbor, perché siamo riusciti a riaprire grazie a un GoFundMe che dei nostri stessi clienti hanno fatto, perché non è una prerogativa italiana quella del GoFundMe. Bene, questi clienti hanno creato questa pagina, grazie al supporto di tutto il neighbor siamo riusciti a riaprire, perché da italiani, non avendo cittadinanza italiana americana e non essendo in possesso di green card, ma semplicemente come visto da investitore, non abbiamo ricevuto alcun aiuto da parte del governo, quindi siamo riusciti a ripartire grazie a questo aiuto. E abbiamo quindi offerto per tutta la prima settimana caffè gratis a chiunque. Quindi sarebbe stato impensabile anche aumentare i prezzi anche del 10%, certo. È una cosa che non avremmo voluto fare. Se copro la caffè nel Village, dalla Sicilia, Palermo, giusto? Sì. Vi aspettiamo a New York. Venite, grazie, ciao. Per finire, gelato al pistacchio siciliano. Grazie. De nada. Guardate per esempio il Madison Square Garden. L'entrata al Madison è sempre piena di traffico, macchine e una fila di taxi gialli non indifferente. BG183, that's crew. How you doing there? Cioè, non ci posso credere. Ma avete capito cosa è appena successo? Ho conosciuto BG183, Sotero. Cioè, uno della crew di Ted's crew. Cioè, storia, graffiti, Bronx. Tanta roba. E stanno dipingendo il murales per terra, Black Lives Matter, sulla Lafayette. Nella zona del tribunale, per intenderci, ecco. Buttare giù il mondo. Ma vi volevo presentare Joe, che è il proprietario di questa ristorante pizzeria italiana. Questa è la parte fuori del ristorante di Joe. Niente, sono arrivata e sta iniziando a diluviare, quindi Joe apre il tendone così parliamo un po'. Incontro i ravvicinanti.
Sì, molto. Oggi siamo in Queens. Io ho portato la pioggia qui da Joe. Siamo ad Astoria. Ciao ragazzi. Vicino casa mia. Joe mi ha gentilmente offerto un bicchiere di vino. Tu ti bevi cosa? Anch'io lo stesso. Ah, però Sauvignon Blanc. Io un litro e tu meno. Ma io devo ancora stare focus. Ok. Vi dicevo che il proprietario di questo locale, ristorante pizzeria italiano, si chiama Pronto. Volevamo un po' capire com'è andato questo periodo del lockdown, se sei riuscito comunque a lavorare, se è chiuso, quali sono state le direttive, le normative. Ho visto intanto questa parte fuori che prima non c'era, no? Prima esatto, del lockdown. Non c'era. E dentro tutta questa struttura in plastica protettiva. Sì, è normale, per la protezione dei clienti è la nostra, è normale che sia così. Però fuori non c'è necessità di face cover, quindi mascherine. No, i camerieri qualora si avvicinano ai tavoli devono per forza coprirsi il viso con la mascherina, i guanti non tanto, comunque a volte sì, a volte no, comunque sì, sempre. E poi abbiamo disposto i tavoli in modo tale che c'è una distanza tra un tavolo e quell'altro, così affinché la gente non sia tutta messa insieme. Come ti sei vissuto il periodo del lockdown? Lockdown, fortunatamente noi siamo riusciti a rimanere aperti perché facevamo tanti delivery prima, quindi c'era già una clientela era diffusa, quindi eravamo conosciuti già da 11 anni che siamo qua. Si è lavorato abbastanza, certo non è come prima, però fortunatamente i ragazzi abbiamo ridotto un po' gli orari, abbiamo ridotto un po' tutte gli aspetti, insomma, però siamo riusciti a sopravvivere a questo periodo così duro. Sì, infatti. Mi ricordo che la domenica solitamente sei aperto, ma durante il lockdown chiudevi. Ho dovuto chiudere perché giustamente non essendo sicuro della situazione eravamo spaventati, che per dare un giorno libero per vedere di come andasse la situazione. Certo. Comunque ce l'abbiamo fatta, grazie a Dio, siamo stati tra i fortunati. Sì, sì. Sì. Ma diciamo un attimo, di dove sei? Io da Sicilia. Insomma. Siciliano, di dove? Agrigento. Tutti siciliani. Aiuto! C'è un po' di vento, tanto che stai qua. Io da 22 anni che sono qua, io. Ormai. 22 anni? 22 anni. Ti sei fatto quindi anche il 9-11? Sì, sono visto un bel po'. Quando è che hai deciso di metterti in proprio? Oh, dal primo giorno che sono arrivato. Ah, però, sì? È sicuro. L'idea perlomeno era quella di mettersi in proprio immediatamente, però sfortunatamente non era facile perché mancavano i fondi, non era facile molte volte raggiungere gli obiettivi. Ho dovuto lavorare 12 anni in vari ristoranti e pizzerie di qua e di là. Però ti sei fatto un bel training, no? Tanta esperienza. Sì. Ma tutto sommato devo dire, molte volte noi nella vita vorremmo raggiungere determinati scopi, obiettivi immediatamente, no? Vero, però vero. Effettivamente adesso guardando indietro mi accorgo che senza era importante. Certo, senza quell'esperienza era difficile. Esatto. Molte volte uno vuole, però se non ha la preparazione giusta, riesce, ma magari non fa. Oh my goodness. Sta volando tutto. Frankie, ok? Ok. Thank you, è volato una sedia e un pezzo di tronco. Thank you. Dicevamo che siamo tutti eager, come si dice in italiano? Ansiosi forse. Sì, no? Di raggiungere gli obiettivi subito, no? Vogliamo una cosa, la vogliamo subito, ma non è. Bisogna non è. Capire che c'è bisogno di una preparazione, di esperienza, no? Io mi ricordo quando ho aperto il lavoro, si lavorava molto poco, però io volevo fare tanto business. Però io guardando indietro adesso, se io avessi avuto il business che facciamo adesso, allora non avrei mai potuto. Certo, mai, impossibile. Certo. Adesso invece abbiamo l'esperienza che ci sostiene, il giro, le radici, però l'abbiamo costruita giorno dopo giorno. Perché lui fa praticamente, per farvi capire, pizza al taglio. Sì. E servizio ristorante. Esatto. Quindi menù primi e secondi, giusto? Esatto, menù primi e secondi. Quando prendo da voi i nuts, sì, garlic nuts. Com'è in italiano? I nodini forse, no? I nodini di aglio. Però non li fanno tutti buoni. Voi li fate buoni? Li facciamo noi perché le faccio perché piccolini. Perché sono piccoli, vero? Perché molte volte le vedi sono troppo grandi, troppo di conseguenza vero, sono vero. Crudi, è quindi vero. Fanno pure male. Però non è un posto turistico, è un posto comunque da locals, no? Sì, non è, no. Anzi, noi siamo fuori un po' quella che è la zona frequentata, no? Però da un lato è anche vantaggioso perché la gente che ci conosce poi della zona. Certo. Ciao Frankie, be good. Bye, have a good one. Però siccome noi facciamo pure catering,
e poi abbiamo sviluppato un vasto network. Bravo, noi ci divertiamo tutti i giorni a lavorare. E invece il discorso outdoor, sì, dining, però non puoi tu prendere fai tutto il marciapiede. No, tutto no, però facciamo vedere un attimo, noi siamo seduti qua. Praticamente i tavoli finiscono, lasciano un piccolo spazio per le persone, esatto, il passaggio, passaggio, no? Esatto. Però noi avremmo potuto anche prendere la mezzo la strada. Ah, giusto, sì, il parcheggio. Perché il permesso prevede anche quella porzione lì. Però siccome in realtà a me non mi va tanto di mettere i tavoli là, credo però che bello sia un rischio, è bellino però. Però siccome c'è abbastanza spazio perché siamo qui all'angolo, quindi gira, di conseguenza abbiamo tavoli di là, tavoli di qua. Io ho cercato sempre di mantenere, insomma, le distanze. Tranne adesso, esatto. Vabbè, siamo paesani, dai. Sì. Stesso sangue. Esatto. Le cose stanno procedendo, dai, nella giusta direzione. Fortunatamente, tra i delivery che continuiamo a fare, poi anche l'outdoor dining, certo non adesso perché piove, bisogna essere coscienti e capire che la situazione non è ancora, non siamo fuori pericolo, di conseguenza bisogna ancora attuare, mettere la mascherina, mantenere social distance. Tipo non questo. Non adesso, ma può anche. Oppure c'è, così. C'è 2 metri, siamo già 1,5 metri. Esatto. Dov'è la tua mascherina? Mia mascherina. Aspettiamo una grande ripresa presto. Speriamo, sì, certo. Intanto ti ringrazio. Ti faccio un cin cin. Cheers. Salute. Grazie, a te, Joe. E a tutti i tuoi amici che ti seguono. No? Yes. Sacco. Chiara, la grande Chiara. Grande. Joe dalla Sicilia a New York, in questo caso da Storia, con Pronto. Oh, pronto. Grazie, Joe. Grazie a te. Ciao. Questo ristorante lo riconoscerete dalla puntata a cui ho partecipato al Lido Big Italy. Siamo da Ristorante con l'Orto, Vite. Sto aspettando German che esca. Oggi non c'è. Eccolo! Non ti avevo visto. Oggi non c'è Pino, c'è solo lui. Ma chi sei io? Il meglio. Lo ricordate dalla puntata? Allora, dopo la sorpresa che io stavo praticamente parlando da sola a lui, stavamo chiacchierando, quindi volevo capire anche da loro il pensiero e il futuro della ristorazione. Mi stava dicendo cose interessanti. Poche cose interessanti. Poche, comunque, però qualcosa, dai. Da me ci sono solamente poche cose che possono interessare. Parlando con la Chiara, purtroppo la ristorazione, specialmente a New York, secondo me sarà un po' frenata per un po' di tempo. La differenza dell'Italia, di cui io comunque rispetto molto, come hanno affrontato la cosa in Italia, è stato che in Italia hanno chiuso tutto, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, quello che è stato, però l'hanno chiuso per un senso logico, per poi ripartire più forti di prima. Uh-huh. Qua in America, specialmente a New York, non c'è stata mai questa chiusura che comunque ha dato modo anche alla gente di realmente stare a casa, di bloccare tutto questo virus che c'è in giro, che c'è in gioco, che comunque dà fastidio, ma la gente continuava a uscire, la gente continuava a farsi le feste, la gente continuava ad andare al parco, la gente continuava a fare cose che comunque non sarebbe dovuto succedere. Però dai, diciamolo, rispetto agli altri stati, New York è stato il più rigido. New York è stato il più rigido, ma logicamente anche perché è uno degli stati più grandi. Non dimentichiamoci che è anche quello che aveva più contagi. Sì. Però se noi adesso vediamo, ok, New York, noi dovevamo aprire lunedì con il 50% di occupancy all'interno del ristorante, cosa che hanno bloccato perché effettivamente ci sono ristoratori, clienti, giovani, vecchi, anziani, quello che non rispettano le leggi. Sì, possiamo dire quello che vogliamo, ma io sono dell'idea che quello che sta succedendo in Florida, in California, dopo tutte le proteste che abbiamo avuto qua a New York, secondo me arriveremo anche qua. Agosto, settembre, ci ribloccheranno. Riavremo un calo? Ma secondo me sì. Però ti dico, siamo in sotto elezioni, dunque non chiuderanno di nuovo l'economia, perché non... e poi non l'hanno neanche chiuso neanche prima, se diciamo la verità. Sì, ok, noi siamo sempre stati aperti facendo l'asporto, dunque non chiuderanno l'economia, ma daranno delle restrizioni talmente rigide ai ristoratori che poi alla fine ti metteranno loro col fiato in collo e ti diranno: ok, noi non ti facciamo chiudere, è una scelta tua se chiudi, però alla fine poi chiudi perché non puoi stare aperto, cioè è inutile.
è inutile girarci attorno. Certo. Questa è la mia paura. Comunque facciamo vedere, perché avete anche voi seguito un po' queste direttive del outdoor dining, no? Da questa parte c'era? No, okay. Assolutamente non c'era. Anche noi abbiamo chiesto il permesso Boro di Queens per poter mettere i tavoli sulla strada. Siamo fortunati perché abbiamo comunque un bel 30 piedi di spazio fuori. Diciamo quanto è 30 piedi, perché non 30 piedi sono tipo 200 metri quadri. E ci rimettiamo così. 200 metri quadrati. Ok. Siamo stati fortunati perché possiamo mettere comunque 1, 2, 3, 4, 6 tavoli più o meno. Sei tavoli. Siamo riusciti a posizionare i tavoli mantenendo i 6 feet di distanza e rispettando le regole che la città ti impone, che sono severe, molto severe. E niente, problemino di batterie, le avevo scaricate tutte e tre, sono dovuta andare. Comunque German vi saluta, vi ringrazia. Se vi interessa, è una cosa che vi fa piacere, tornerò. Possiamo fare un video al ristorante, al cibo, alla storia del locale, però me lo dovete far sapere nei commenti. Per oggi è tutto, queste storie e questi aggiornamenti sulla la ristorazione ai tempi del coronavirus e quindi nell'estate 2020 si è conclusa. Thumbs up come sempre se vi è piaciuto il video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma anche come si sta evolvendo la ristorazione nella città dove vi trovate voi in questo momento, che può essere in Italia o in altre parti del mondo. Il premio al miglior commento del video precedente va a... Il miglior commento di questo video verrà pubblicato alla fine del prossimo video. Per oggi è tutto da Chiari Lady Boss a New York. Bye guys!